Passerò la lima sgrassante il mattoncino e vi spiegherò questo nuovo procedimento. Praticamente incuteremo il legno che normalmente come se stessimo facendo una ricostruzione normale senza aderisca bene all'unghia. Useremo questo gel, questa volta lo useremo trasparente perché amerei farmi una manicure con questa tonalità. Purtroppo sto come sempre facendo le cose di notte, perciò può essere che la passata di smalto me la darò il giorno dopo. Vediamo se in breve asciugatura, perché poi metterò il top coat finale, male che fa, lo faremo domani mattina presto. Andiamo a incominciare. Prima cosa, opacizziamo le unghie.
adesso le accorciamo perché sono veramente esagerate. Le aggiustiamo un pochino e passiamo a mettere top coat. Adesso procediamo a limare. Sgrassare l'unghia, anche questa finita. Usiamo prima questo qua che serve solo per sgrassare l'unghia.
perfettamente tutte le unghie e poi lasceremo catalizzare per 120 secondi. Andiamo a catalizzare. Andiamo a sgrassare. Adesso prepariamoci il pennello. Nostro pennello. Prepariamo il nostro liquido. Andiamo a catalizzare. Ecco fatto, la prima unghia l'ho fatta. Adesso procediamo le altre unghie. Non fate caso se la bombatura non è uscita benissimo, perché tanto poi andremo a modellarla. Adesso abbiamo fatto tutte le unghie con il gel, con l'acrigel. Come vedete sono belle pompate. Adesso le andiamo a, innanzitutto, fare con il mattoncino e vediamo se risolviamo da subito. Poi se vediamo che non ci soddisfa come è venuta l'estetica delle unghie, passiamo alla lima.
verso l'interno. Adesso mettiamo il top coat. Lo smalto non si asciuga mai, quello normale, perciò faremo uno smalto nude e lo lascerò semplice. Lasciamo proprio un color nude, come piace tanto a me. Vedete com'è bello questo colore? Adesso mettiamo il top coat. Catalizziamo. Ed ecco qui le immagini terminate. Parte di un colore semplice, un nude. Posso dire che questa tecnica è molto più semplice facendolo con le unghie, le tip incornate, è molto sbrigativo, poi sono molto molto resistenti e vedremo poi la duratura facendole con le nail form, è un lavoro un po' più complicato anche perché poi dobbiamo la fresetta, bisogna andare a rifinire sotto, insomma, invece così se uno vuole un lavoro finito, pulito subito è la miglior cosa. Credo che a questo punto ricomprerò sicuramente il gel, l'acril gel, perché vedo che mi piacciono le unghie, mi piacciono.
sia piaciuto il tutorial, semplice semplice questa volta, nulla di così complicato. E che vi possa aver fatto anche rilassare. Un abbraccio.